Ed eccoci ancora con voi, amici cari, dalla regione Puglia, da quella parte della Puglia, quella terra abbracciata da due mari, il mare Mediterraneo e il mare Ionio. Siamo tornati in Salento, ma già poco tempo fa, ricordate, un paio di mesi circa, vi avevamo parlato proprio da questo territorio e avevamo abbracciato tante tematiche come l'archeologia dell'area territoriale di Salve, con la necropoli, come la grotta dove 70.000 anni fa visse l'Homo sapiens, ma non solo, sempre su quel territorio anche le spiagge dorate, le acque cristalline e poi la bellezza proprio della cittadina di Salve. Dall'archeologia poi ci eravamo trasferiti direttamente in mare per vedere le coste, gli anfratti, le calette, ma soprattutto le grotte, sia dalla parte ionica che da quella mediterranea. Uno spettacolo unico al mondo. E a proposito di unicità, una delle piscine più belle del mondo, una piscina naturale. I faraglioni di Sant'Andrea, un set cinematografico straordinario e le due sorelle che abbiamo potuto vedere proprio navigando, ma non ci eravamo certo accontentati. Eravamo anche stati dagli amici dell'associazione di Magna Grecia Mare e questo a Tricase Porto. Poi avevamo visitato le masserie, che da questa parte sono meravigliose, quelle ristrutturate possono anche accogliervi per le vacanze. E poi le costruzioni tipiche del Salento, ovvero le antiche pagliare. La cucina di mare l'avevamo abbracciata veramente a 360 gradi. E poi i frantoi, quell'ipogei, a testimonianza che qui l'olio ha sempre avuto una valenza molto, molto importante. Siamo tornati in Salento per abbracciare altre peculiarità, come la musica tipica e i giovani artisti, per esempio. Ma non solo, abbiamo ancora abbracciato la cucina, o se lo abbiamo fatto con i piatti di pesce, ma anche e soprattutto con i piatti di terra. Ricette e ingredienti straordinari. Ancora la ricezione turistica, quella più folcloristica e quella più moderna. E non solo, perché poi abbiamo anche visitato luoghi meravigliosi come Copertino e l'abbiamo fatto nel momento in cui sono state accese le luminarie, queste luci meravigliose che sono famose in tutto il mondo. E abbiamo assistito anche alla processione proprio di San Giuseppe da Copertino. Insomma, masserie, agriturismi, ristoranti, le mostre fotografiche, le chiese, le bellezze architettoniche, gli artigiani come gli artigiani della cartapesta. Ma poi, amici, sapete che cosa abbiamo fatto per questo viaggio? Abbiamo volato sugli ulivi secolari, abbiamo abbracciato quella meraviglia di piante che raccontano la storia dell'uomo e i loro frutti, naturalmente. Le olive, ma anche l'uva. Qui si produce un vino famoso in tutto il mondo che è il Negroamaro. E beh, allora, un mare di vigneto meraviglioso che abbiamo avuto modo di visitare. E poi naturalmente abbiamo degustato anche i vini Negroamaro, ma non solo, sia chiaro. Abbiamo insomma fatto un altro viaggio in questa terra magica che è il Salento. E per concludere in bellezza a Porto Cesareo ci siamo goduti la bellezza e la bontà delle pescherie.